La prima doppietta in carriera di Francesco Casella trascina un notaresco convincente. 3-0 il finale contro un confusionario matese. In mezzo la rete di Saccomanni a spianare la strada. Ma proseguiamo con ordine. I rossoblù sono chiamati alla reazione dopo la sconfitta di Monterotondo per mantenere l'imbattibilità tra le mura amiche, seppur con 5 pareggi. Saccomanni e Marrancone festeggiano la convocazione nella rappresentativa nazionale della Serie D. Titolarità sulla fascia per il primo, iniziale panchina per il secondo. Bruno cambia tanto rispetto alla sfortunata trasferta laziale. In porta va Barzanti. Tornano dal primo minuto Pulsoni e Forcini, mentre si registra la prima presenza da titolare in stagione per capitan Pietrantonio. Tribuna per Ranieri, ormai fuori dal progetto rossoblù. Dall'altra parte il Matese cerca una vittoria che manca dallo scorso 14 ottobre. Anche mister Urbano, fermato 4 gare dal giudice sportivo, modifica qualcosa negli 11 rispetto alla gara pareggiata in casa contro il Vasto Girardi. Due linee a 4 davanti all'estremo difensore Verzamanis sostengono il tandem napoletano De Martino. Dirige Stefano Giordano di Grosseto. Gli abruzzesi premono sin dai primi istanti di gioco, il Matese prova a ripartire coinvolgendo le fasce. Dalla destra Passeo e cambia gioco a cercare l'Angelotti che si coordina ma manda alto. La rovesciata velletaria di Napoletano all'11° precede il vantaggio notareschino. Sugli sviluppi di un corner dalla destra il pallone attraversa l'area e viene raccolto sul lato opposto da Casella. Il numero 5 probabilmente cerca il cross verso il centro, ma la strana traiettoria, forse voluta o forse no, beffa Verzamanis per l'1-0. Il notaresco non abbassa la guardia e gestisce il vantaggio senza troppi problemi. Di contro la reazione campana è confusionaria e poco pericolosa. Poco dopo la mezz'ora Belloni scaglia un destro dritto verso l'incrocio. Verzamanis si supera con un intervento strepitoso. Al 37° Saccomanni imbuca per l'inserimento di Pietrantonio, ma Verzamanis si oppone ancora. Dopo un minuto di recupero e un tentativo di Belloni, il signor Giordano manda tutti a riposo sul risultato di 1-0. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Neanche un giro di lancette, Scipioni costruisce sulla sinistra per l'incornata di Belloni. La difesa campana riesce a salvare sulla linea di porta. A Verzamanis ormai battuto. Al 22° arriva il raddoppio rosso-blu, proprio sull'asse Marrancone-Saccomanni. Il primo propone il traversone al centro, il secondo in sacca, anticipando Verzamanis in scivolata. Convocazione in rappresentativa, festeggiata nel migliore dei modi. Passano appena 3 minuti e il notaresco chiude i giochi. Bonfiglio disegna un calcio di punizione perfetto che si stampa prima sulla traversa, poi sulla linea. Casella in tapin toglie il dubbio al direttore di gara e firma una clamorosa doppietta. Alla mezz'ora Pietrantonio si invola ancora verso la porta ma non trova la gioia personale. Gli acuti verde-oro sono tutti concentrati nel finale. Prima con un colpo di testa di Iadaressa che trova un reattivo Barzanti e poi con il legno colpito da Gagliardini sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti. Da segnalare nel finale una mischia nell'area ospite che si conclude con un nulla di fatto. Finisce 3-0, fa festa il popolo rossoblù che ritrova la vittoria dopo 3 giornate dal pomeriggio di Riccione.